maggiormente sono quelli della provincia di Pescara, che sono anche quelli che conosco meglio, cominciare da quello di Bussi, quello di Manoppello, quello di Scafa naturalmente, di Pianella che adesso non c'è più, fino alla nostra città, la città di Pescara, che voi sapete ha avuto quella triste vicenda dell'autovelox di Via di Sotto a 30 km orari, 20.000 multe e non so quanti introiti per il comune di Pescara. Noi oggi vogliamo, con l'aiuto di Carlo Spaziani, che è un esperto nazionale, dobbiamo dire che non siamo contro gli autovelox, quando gli autovelox servono veramente per la sicurezza stradale. Viceversa, quando servono per fare cassa in un periodo post-pandemico, dove moltissimi lavoratori, anche commuti, sono stati colpiti, noi abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di famiglie in grossa difficoltà, che tra l'altro con l'auto ci lavorano e quindi hanno bisogno di viaggiare, di avere la patente, di non subire decurtazioni di punti. E allora, quando non c'è veramente attenzione alla sicurezza stradale, ma viene fatto soltanto per incentivare il patrimonio dei comuni, qualche interrogativo ce lo poniamo. Oggi vogliamo fare un approfondimento specifico con chi è stato ufficiale della Polizia Municipale di Roma, è andato in pensione nel 2008 e da sempre si è occupato di autovelox, per aiutare tantissimi cittadini e per disincentivare questo utilizzo sbagliato che ne fanno molti comuni della nostra provincia. L'automobilista ha due possibilità davanti a sé: o il ricorso al prefetto, che però, essendo un organo gerarchicamente diverso da quello della giustizia, naturalmente potrebbe raddoppiare la multa, oppure far ricorso al giudice di pace e qui proseguire poi in appello verso il tribunale. Per noi oggi quello di cui ci vogliamo occupare è informare le amministrazioni comunali che spesso questi autovelox vengono apposti in maniera totalmente illegittima. Illegittime sono le procedure che riguardano l'elevazione delle sanzioni, quindi vogliamo affrontarlo più da un punto di vista politico-amministrativo che da un punto di vista dei ricorsi giudiziari.